trova dei beni culturali, è una persona che diciamo ha sempre mangiato pane e cultura, fin dal 91 quando è entrato alla Treccani, che ha, diciamo così, un amore che ha tradito per un periodo brevissimo quando ha scelto la politica. Poi è finito l'incarico di ministro nel governo Letta, addirittura si è dimesso da deputato ed è tornato alla Treccani con un incarico, direi, molto prestigioso, direttore generale. E ha vissuto anche questo passaggio, diciamo, della Treccani che si è allargata sul web, perché siamo in una fase super tecnologica, quindi anche una istituzione come la Treccani, che mette paura già solo il nome, deve adeguarsi alla tecnologia. Ecco, intanto lascio a lei l'intervento su questa nuova collana editoriale. E ne approfitto per chiederle se secondo lei proprio in questo periodo storico è ancora, come dire, ancora bello, ma è ancora necessario parlare di donne che hanno fatto parte della storia italiana ed è ancora bello e necessario leggerle sulla carta, averle nella nostra libreria a casa. Prego. Buonasera a tutti, gentile vicepresidente della Camera dei Deputati, a lei, al sottosegretario Manzione, alle onorevoli deputate, alle autrici, alle editrici, alle autorità e a tutto il pubblico, ma non solo il mio saluto, ma il mio ringraziamento per essere stato invitato alla presentazione di questa collana. Sì, sono molto in minoranza in questo tavolo. Ovviamente mi sono chiesto perché. La prima risposta che mi davo ieri sera, ma ci doveva essere almeno Gandhi, quindi eravamo in due, perché mia madre diceva sempre che dovevo nascere donna, questo era un io da ragazzina gli dicevo, ma perché questa cosa? Lei diceva sempre perché non giochi a calcio e leggi libri. Ed è curioso come la lettura e i libri riportano a un universo femminile. Beh, Nadia è una grande amica. Abbiamo davvero insieme provato a percorrere una storia anche quella molto, devo dire, femminile, una storia silenziosa, discreta, lontana sì dal primo giorno, da quello che poteva essere, quindi, la voglia di esserci, di apparire, riacquistare un bene pubblico, un bene straordinario appunto che c'è in Campania, che è una reggia. E provare a restituirlo nel modo migliore ai cittadini. E questo perché eravamo convinti che la cultura potesse essere quel collante di una comunità, quel collante per ricreare nel paese quel desiderio di credere che fosse possibile, che sia possibile scrivere una storia diversa. Presentiamo tre libri di una collana, è sempre emozionante. È ancora più emozionante presentarli qui, in un luogo dove sono tornato oggi per la seconda volta da quando ho deciso di rassegnare le dimissioni da parlamentare della Repubblica. E, insomma, è pesa essere in un'istituzione, si avverte il senso di responsabilità quando si è qui, perché la politica è non solo una cosa importante, un servizio per i cittadini, ma è anche una cosa bella se fatta con passione, con rispetto, con intelligenza. È importante perché c'è una casa editrice che festeggia 50 anni e credo che sia una delle cose più belle quando una casa editrice può andare avanti per tanti anni. E ho riletto un'intervista di Maria Pacini che, ahimè, lo dico per tutti quelli che vicepresidente, ma anche come me sono legata affezionati alla carta, si trova sul web. E la fondatrice della casa editrice, pensando appunto al ruolo delle donne, dice: le donne devono sempre faticare di più per farsi riconoscere, devono essere sempre più brave, non viene loro mai perdonato niente. E queste parole mi sembrano importanti perché dimostrano molte cose, dimostrano la sua volontà di impegnarsi in questa storia, che è una storia di ripercorrere con i libri alcune storie importanti del nostro paese,
di riconoscere nella memoria, nella cultura, quelle che sono parti della nostra identità, di sottolineare l'importanza dell'identità culturale. In Italia, ma anche in Europa, nel momento in cui tutti siamo impegnati a chiederci come sia possibile costruire un'Europa che risponda alle attese dei cittadini. Ma una casa editrice anche che si è sempre distinta per la sua indipendenza, per l'eccellenza del suo lavoro, per lo spessore culturale dei moltissimi libri che ha pubblicato. Ma che vuol dire per una casa editrice essere indipendenti, curare la qualità? Vuol dire credere nelle professioni dell'editoria, vuol dire credere che i libri sono creature vive. Dietro i libri ci sono i mestieri, ci sono alcune competenze, alcune chiare qualità del nostro paese. Il nostro paese era famoso per come si costruiva la carta, era famoso per come i legatori sapevano fare il falso tondo. Sono professioni che abbiamo purtroppo dimenticato, e non lo dico con una voglia che sarebbe subito etichettata come passione per il passato e capacità di guardare il futuro, ma perché le professioni dell'editoria, come quelle della comunicazione, sono importanti perché aiutano a capire il senso della storia, aiutano a capire dove l'artigianato si avvicina all'essere intellettuali. Benedetto Croce odorava i libri come abbiamo fatto, credo, tutti, sapeva distinguere un libro di La Terza, criticava se la carta non era quella giusta. Tutta questa è una storia bellissima che due donne stanno portando avanti. E io sono contento perché difendere i libri vuol dire difendere la cultura, vuol dire difendere il modo di essere del nostro paese. La collana è curata da Nadia Verdile, e il primo volume della collana, che cura la stessa Nadia, è dedicato a una figura di primo piano del Risorgimento italiano, ingiustamente poco nota al grande pubblico, la figura di Cristina Tiburzio di Belgioiosa, patriota, scrittrice, editrice di testate rivoluzionarie. Il suo impegno è sempre stato in difesa della libertà, della promozione sociale, dell'eguaglianza, dell'istruzione dei bambini e delle bambine, e soprattutto l'invenzione durante la Repubblica Romana dell'assistenza infermieristica femminile. Tutto questo fu un momento importante in quello che era il progetto di costruzione del nostro paese, di quell'Italia unita che si andava elaborando in quegli anni convulsi, drammatici. Cristina viaggiò per tutto il nostro paese. Con coraggio entrò nella carboneria, fu sempre sorvegliata dagli austriaci per quelle che venivano definite attività cospiratorie, e per questo dovette fuggire in Francia, si stabilì a Parigi, ma non si arrese mai. E questo è uno dei tratti che vorrei sottolineare nella collana, sperando di non sbagliare: sono donne che non si sono mai arrese, non si sono mai arrese alle difficoltà, ai pregiudizi. Parola importante, secondo me, che distingue e fa capire quanto le donne abbiano e forse devono ancora lottare per raggiungere realmente i loro diritti. E leggendo le pagine di Nadia, devo dire, non potevo che pensare a una donna a cui sono stato legatissimo, a cui devo moltissimo, che era proprio Rita Levi Montalcini, la professoressa, perché ho avuto il grande onore che lei voleva che le dessi del tu, ma io la chiamavo sempre la professoressa, perché mi piaceva questo fatto, perché lei era la professoressa. Mi diceva sempre che non aveva mai avuto paura dei pregiudizi. Eppure dice, il pregiudizio c'era anche in mio padre, che diceva: come fai tu donna a fare medicina, a fare la scienziata, figura, dovrai abbandonare a un certo punto questo grande percorso. Non solo non l'avrebbe mai abbandonato, ma non avrebbe mai abbandonato la voglia di combattere. Da quando un giorno per le leggi razziali dovette allontanarsi dal nostro paese, a quando dovette ritornare con un senso di dispiacere per non aver vinto il concorso al CNR, dove forse la politica aveva in qualche misura ostacolato quella che era una sua carriera di meriti. Però di fronte a tutte queste storie,
mai, davvero mai si era arresa e soprattutto mai rivendicava qualcosa. Anzi, a volte mi diceva, forse è stata una fortuna, perché sono potuta tornare negli Stati Uniti, ho continuato gli studi, ho vinto il Nobel. E questa era una cosa bellissima. E un po' in questo primo libro, la figura mi ha ricordato davvero questa vita fatta di peripezie, di gesti coraggiosi, di voglia di entrare in contatto con le elite intellettuali, la sua intraprendenza, lo spirito di iniziativa, la capacità di confrontarsi con un certo mondo di artisti, di intellettuali francesi, da Balzac, a Liszt, a Debussy, è sempre affascinata dall'intelligenza, dalla competenza, dalla voglia di segnare e lasciare una traccia. E questo delle tracce è una cosa, è un altro tratto, credo, femminile. Ovviamente l'ho ritrovato anche in alcuni grandi autori intellettuali maschili, però con meno delicatezza, con forse solo i leopardi simili. Perché ognuno di noi è importante che lasci una traccia che serva a chi viene dopo di noi. Queste tracce delicate che possono scomparire se poi appunto una curatrice, un editore con attenzione non le va a ripescare. Sono state quelle tracce che hanno creato una parte importante della nostra storia. Cristina morì nel 1871 dopo aver visto realizzare il suo sogno di unità nazionale. Eppure al suo funerale non partecipò nessuno dei politici della Nuova Italia che lei così generosamente aveva contribuito a realizzare. E tuttavia, scrive Nadia, i suoi insegnamenti così moderni sono oggi un monito per le nuove generazioni. Libertà, indipendenza, voglia di conoscere, tenacia. Il secondo volume della collana è dedicato a un'altra grandissima donna, Annilde Jotti. Viene firmato da Luisa Cavaliere, scrittrice politica che con lei ha condiviso la militanza politica nel Partito Comunista Italiano e alla quale si rivolge e scrive in un dialogo immaginario fatto di domande, di critiche, punti di vista differenti. Luisa Cavaliere narra la vita di Annilde Jotti, una delle madri, continua, che costituiscono le radici del nostro presente e della nostra politica e offre a tutti noi un punto di vista forse diverso dal solito punto di vista sulla vita di questa signora delle istituzioni. Membro dell'Assemblea Costituente, presidente della Camera del 1979-92, l'autrice, cito ancora, inizia il racconto parlando dell'esperienza della scuola delle Fattocchie, di come le parve al primo impatto un'agida signora distante, imprigionata in una lingua d'altri tempi, scelta apposta per raffreddare passioni e sentimenti. Ma poi ci mostra come si sia avvicinata alla storia di una donna fragile, ma forte, ripercorrendo l'esperienza partigiana, la lotta politica, la vita privata, che suscitò scandalo nell'Italia del dopoguerra, per il suo rapporto con un altro grande uomo delle istituzioni, Bandino Togliatti. L'intento dell'autrice in questo testo è stato quello di raccogliere una serie di note a margine della vicenda di Annilde Jotti. Note, scrive ancora l'autrice, che dicano di lei e insieme di me, del suo tempo che in parte è stato anche il mio tempo e che all'improvviso se n'è andato, affondato in una inattualità che crea inquietudine e smarrimento. Credo che questo sia un passaggio importante, perché questi libri ci ricordano l'importanza della memoria, della storia del nostro paese. Ci ricordano che in un momento difficile come quello che viviamo, mentre cerchiamo di uscire da una crisi che non credo sia solo una crisi economica, ma è anche una crisi culturale, antropologica, è proprio la memoria dei protagonisti, coloro che si sono battuti per la storia del nostro paese, quelle donne che si sono battute per la libertà delle donne e per la libertà degli ultimi nel nostro paese, e questa è la storia di una grandissima donna degli Jotti. Ecco, credo che questo possa contribuire davvero alla costruzione del nostro futuro delle nuove generazioni. E in questo, ancora una volta, i libri sono importanti perché il nostro è un paese in cui si legge poco, in cui la diffusione del libro
segna sempre dei risultati negativi ogni anno che vediamo uscire queste statistiche, ognuno di noi è preoccupato. E non è importante se le nuove generazioni, come i meno giovani, leggano su un ebook o su un libro cartaceo, l'importante è che si legga. E mi piacerebbe che proprio in questa sede, dove alcune scelte si possono fare, si potesse investire nella diffusione della lettura, nella conoscenza dei libri, nella conoscenza di quei contenuti che vengono trasmessi attraverso un libro digitale. I libri, ancora una volta, possono rappresentare quello spazio di libertà che troppo spesso dimentichiamo, va difeso con forza, come hanno fatto le protagoniste di questa collana. Il terzo libro che esce nella collana italiana è dedicato ad un personaggio di assoluto rilievo del panorama letterario e intellettuale italiano per il XIX e il XX secolo, a Grazia Deledda, che fu tra l'altro la prima donna italiana a vincere nel 1927 il premio Nobel per la letteratura. Neria De Giovanni è una delle massime esperte della scrittrice e, dopo aver dedicato numerosi saggi alla sua opera, con questo libro ne ripercorre ancora la vita e le vicende che, cito, testimoniano una grande forza di volontà, una visione chiara e inequivocabile del suo destino di donna, segnato dalla scrittura, forza di volontà che le permise di rispondere, dopo essere stata ricevuta dalle luci al Palazzo Venezia, a chi le chiedeva dei suoi rapporti con il regime, che l'arte non conosce politica. Questo libro è importante perché ci sottolinea non solo il ruolo e l'importanza di questa scrittrice, di cui dobbiamo essere orgogliosi, ma anche l'importanza proprio della cultura, di una cultura che non conosce forme politiche, ma non conosce nessun freno, nessuna possibilità di diventare commercio, di diventare forme di scambio. E in questo il mio pensiero va sempre a uno degli articoli più importanti e credo più belli della nostra Costituzione, che è l'articolo 9 della Costituzione, dove si dice che la nazione, le rare volte che si usa questo termine, deve difendere tutti i beni culturali, il paesaggio, promuovere la ricerca scientifica. E dobbiamo fare questo perché nella cultura, in tutte le sue storie, in tutte le sue forme, noi ci riconosciamo, ci identifichiamo come italiani. Grazia Deledda nacque in una piccola città come Nuoro, una città con cui ebbe un rapporto, se non sbaglio, qui l'autrice mi correggerà, difficile, a volte conflittuale, soprattutto all'inizio della sua carriera, perché, qui cito ancora l'autrice, non poteva perdonarla di vivere al di fuori dei canoni della divisione dei ruoli rigorosamente sessisti della cultura barbariscina. Grazia, infatti, non si dedicava soltanto ai lavori domestici, non ambiva al matrimonio, ma scriveva storie di amore e di vendetta, con passioni e tinte troppo forti per una signorina per bene. Oggi, 80 anni dalla scomparsa della grande scrittrice e 90 dalla vittoria del Nobel, la Sardegna si appresta a celebrare questo doppio anniversario con un articolato programma che credo e spero potrà diffondere la sua memoria, specie tra i più giovani, perché è importante ricordare il ruolo e la figura di questa donna. Grazia Deledda pubblicò in tutto 36 romanzi e 250 racconti, si occupò di teatro, di poesia, recensì per prima Ungaretti sul Corriere della Sera. Neria De Giovanni ci racconta delle invidie che la investirono con l'assegnazione del Nobel, del disprezzo addirittura per lei manifestato da Pirandello e da Sibilla Verano, al quale seppe reagire con grande dignità. Apparentemente appartata e discreta, scrive l'autrice, la nostra Grazia però ha le idee molto chiare sulla partecipazione delle donne alla vita pubblica, di cui difende la piena autonomia. Tre donne, dunque, vissute in periodi diversi, ma accomunate da una grande forza e da un'incrollabile dignità, da una grande tenacia che hanno permesso loro di raggiungere gli obiettivi che si erano prefisse, nonostante i numerosi ostacoli, molti dei quali dovuti appunto al loro sesso. Queste e molte altre sono le donne che hanno fatto il nostro paese, che hanno contribuito in modo fondamentale al suo sviluppo culturale, economico, scientifico, politico e sociale. Da Maria Montessori a Margherita Hack, da Tina
Seiner, Rita Levi, Monica Piccini. Tanti altri nomi si potrebbero citare. Ha ragione Nadia quando ci invita a pensare quanto dobbiamo ancora fare. Certamente molte altre saranno le biografie che andranno ad accrescere questa collana, fornendo uno strumento agile e completo. Rivolto in particolare, credo, agli studenti, al pubblico delle lettrici e dei lettori italiani, per celebrare l'intelligenza, la creatività dell'universo femminile, al quale questa iniziativa editoriale, credo, continuerà a dar voce con forza e coraggio. Vorrei concludere ricordando queste parole di Simone de Beauvoir, che mi sembrano molto anche utili per capire il senso di uno sforzo editoriale che è stato fatto pubblicando questi primi tre libri. Scrive la de Beauvoir: essere donna non è un dato naturale, ma è il risultato di una storia, anzi tante storie. Non è il risultato di un destino biologico e psicologico che definisce una donna in quanto tale. Tale destino è la conseguenza della storia e della civiltà, per ogni singola donna la storia della sua vita.